In Italia il divario medio delle retribuzioni fra uomini e donne è del 7%, con punte fino al 30% fra le persone laureate. Eppure, sono ancora in molti a pensare che questo problema non esista. Abbiamo chiesto ad un'attrice di rispondere ad un'offerta di lavoro, presentandosi prima come donna e poi come uomo, modificandone la voce. Ed ecco Claudio e Anna, pronti ad affrontare il colloquio per la stessa posizione. Posso appoggiare la borsa sul tavolo? Sì, sì. Grazie. Piacere. Anna Albiati. Mi racconti di lei? Studi, lavoro? Mi sono laureata nel 2010 in economia. Studi, lavoro? Beh, mi sono laureato nel 2010 in economia. E in questi anni di cosa si è occupato in azienda? E soprattutto della definizione delle strategie commerciali. Strategie commerciali. Qual è il valore che dà al ruolo proposto? 2000 euro. 2000 euro. Possiamo sicuramente discuterne. Non ti sembra un po' alto? La campagna, veicolata su web, TV, cinema, fissione, stampa, ha immediatamente innescato una grande discussione. I social media e gli organi di informazione sono stati i primi ad intervenire. Subito dopo, l'iniziativa è arrivata nelle stanze del Senato ed anche una persona speciale ha sentito il dovere di dire la sua. Perché le donne si dia per scontato che devono guadagnare di meno degli uomini? No!